Assessore Giuseppe Speranza, sembra tornare alla normalità la situazione qui all'ufficio Anagrafe dopo mesi e mesi di problemi e disagi. Diciamo che i problemi e disagi che abbiamo avuto alcuni mesi fa erano legati un pochettino all'esigenza di tanti cittadini di dover fare nel più breve tempo la carta d'identità elettronica, perché quasi tutti gli uffici oggi chiedono o lo SPID o i codici della carta elettronica. Posso dire con soddisfazione, anche a nome del personale e del dirigente, che già da qualche settimana l'andamento, ecco, di ingresso, l'andamento delle presenze all'esterno degli uffici Anagrafe per il rilascio di carte d'identità è abbastanza diminuito. Ci sono momenti che non abbiamo proprio cittadini davanti agli sportelli, il che è una nota positiva, dovuto soprattutto all'organizzazione interna dei due unici dipendenti, di cui uno è a scavalco con l'ufficio matrimonio. Quindi non è stato potenziato l'organico, ma è migliorata l'organizzazione? Perfettamente, è stata migliorata l'organizzazione grazie alla collaborazione di un po' di tutti quanti. Ecco, le persone cominciano a rispettare anche gli orari delle prenotazioni, perché prima c'era una calca dovuta all'esigenza, ecco, di ottenere il documento di identità. Al momento per il rilascio di una carta di identità abbiamo prenotazioni intorno a circa 3 mesi. Alcuni mesi fa non potevamo dire la stessa cosa, perché avevamo prenotazioni a 10-12 mesi. Tenuto conto che le prenotazioni arrivano anche attraverso la piattaforma ministeriale e spesso la piattaforma ministeriale smista automaticamente i cittadini anche su altri comuni, il che ci crea qualche difficoltà, perché è molto più difficoltoso per noi rilasciare un nulla osta per altri comuni che farla direttamente allo sportello. Quindi qual è l'invito che mi sento di fare, cittadini? Ecco, collaboriamo, perché sicuramente nel giro di pochi mesi entreremo tutti, ecco, nella migliore normalità.